La Dunata Nazionale Alpini, nell'anno del centenario della fine della Grande Guerra, esprimerà con forza il valore della pace. A simboleggiare questo proposito, la delegazione vicentina porterà in testa al corteo la lampada di pace, celebrata a Monteberico prima della partenza per Trento, affiancata però da un altro sacro cimelio. La bandiera Jesus, che fu donata alle truppe alpine e ricamata da 100 donne, e questa è poi benedetta a Trento. Questo è un altro momento in cui si ricorda che questa bandiera fece tutto il giro di tutte le trincee del fronte per incoraggiare i soldati italiani dopo Caporetto. L'importanza data al sostegno delle 100 donne ricamatrici riflette i valori sociali del secolo scorso. Ma quest'anno, nel 2018, qual è il ruolo delle donne negli Alpini? La presenza delle donne è importante. Già giovedì prossimo, prima della radunata, a Montecchio Maggiore verrà fatta una serata dedicata a loro, alle donne degli Alpini, che sono le donne alpine e le donne che aspettano a casa gli Alpini. Abbiamo gli Alpini della Iulia e del Settimo, che sono impegnati da poco in Libano, e la sezione di Vicenza con le proprie penne rosa sta facendo un lavoro da alcuni anni estremamente importante per sostenere queste donne che non dobbiamo dimenticare vivono nella grande preoccupazione che capiti qualcosa di brutto ai loro cari. Noi siamo qui oggi anche per loro, per pregare perché Dio stenda una mano e li protegga e aiuti i propri cari che sono a casa a sostenere questo grande peso.